purtroppo da alcuni giorni è apparsa questa scritta sul pontile. Di scritte ne abbiamo tantissime in tutta la città perché purtroppo ormai da tanti anni si vive in uno stato di abbandono totale, tutti possono fare tutto. Qui al pontile poi ancora peggio perché negli ultimi mesi è buio la notte, quindi oltre ad essere molto pericoloso, anche il piccolo vandalo, come vedi, fa questo, insomma, perché nessuno è controllato e tutti sono liberi di fare tutto. Diciamo che questa scritta ci ha colpito particolarmente perché il pontile è uno dei nostri simboli, il simbolo di Ostia, quindi ci siamo sentiti tutti quanti, ho ricevuto tante segnalazioni e mi hanno chiesto di organizzare un evento per venire a pulire. Il tempo di quest'ultimo periodo non è stato clemente, quindi c'è stata tanta pioggia, non siamo riusciti ad arrivare prima, siamo venuti oggi. La cosa che un pochino rattrista è che venendo qui all'ingresso del pontile c'è già un'altra scritta per terra, perché purtroppo il fenomeno di emulazione funziona in positivo ma funziona anche in negativo, quindi chiediamo maggior controlli, perché se il pontile fosse illuminato, se la sera ci fosse gente, soprattutto se ci fossero controlli o le tanto agognate delle camere, probabilmente le scritte ci sarebbero lo stesso, perché alla fine di fatti di cronaca ne sentiamo tantissime, comunque queste situazioni si creerebbero lo stesso, ma sicuramente ci sarebbero dei deterrenti che oggi non ci sono. Fifi, come tratto storico di Ostia Lido, ti sei sentito di partecipare oggi a questa attività di Retake Ostia? Perché ti sei sentito particolarmente colpito da questa azione? Perché questo è il simbolo di Ostia, è una realtà che ha tantissimi anni, è stata fatta nell'immediato dopoguerra e secondo me andrebbe preservata. Andrebbero preservati i travertini, hanno fatto recentemente un piccolo intervento di manutenzione su quello che erano i travertini che erano pericolanti. Proprio adesso che è finito, finalmente è rimesso a posto e è deturpato in questo modo. A me non sta bene. Vediamo questa deturpazione, perché l'amore è bello dirselo, è bello scriverselo su internet, sulla sabbia, su una lettera d'amore, ma non per terra su un monumento importante come il pontile, deturpandolo e rendendolo più sporco alla fine. Cioè, paradossalmente una parola bella però diventa una sporcizia sul pavimento, non va bene. Perché questo è un posto di tutti, è un luogo di tutti, è un luogo dove è giusto venire a vivere l'amore, a esprimerlo a parole, con gli abbracci, i baci, il romanticismo, anche quando è buio se vogliamo. Dovrebbero essere le file di pullman al tramonto di turisti stranieri a vedere il tramonto sul mare a Ostia. Se fosse conosciuto sarebbe così.